Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo a dare alcuni dati sulle elezioni politiche che si sono tenute domenica scorsa. A Fagnano ha votato il 67,05% degli aventi diritto al voto. Sempre legato alle elezioni politiche, sono aperte fino al 31 di ottobre l'albo per iscriversi a fare il presidente di seggio e fino al 30 di novembre l'albo per gli scrutatori. Sul sito internet del comune trovate tutte le informazioni possibili per poter accedervi. Situazione cantieri: come vedete in questi giorni ci sono asfaltature un po' per tutto il paese e alcuni lavori di adeguamento degli attraversamenti pedonali. Andranno avanti per qualche settimana ancora e probabilmente anche per tutto il mese di ottobre, quindi portiamo un po' di pazienza per i disagi dovuti ai cantieri. Mentre, visto che sono due giorni che piove e mi sono arrivate personalmente delle segnalazioni di tombini che non tirano acqua o intasati, per esempio mi hanno fatto alcune segnalazioni su via Rossini, via Cavallotti, per semplificare il tutto, per rendere la cosa più agevole, le segnalazioni più puntuali, vi invito ad andare sul sito del comune, nella pagina delle manutenzioni, c'è proprio tutte le mail dove inviare direttamente le segnalazioni per i tombini intasati. In merito agli eventi, l'unico da segnalare in questi giorni è quello del mercato degli hobbisti che si troverà in Piazza della Repubblica domenica, la prima domenica del mese. Ottobre è il mese delle sagre, quindi ci tengo a segnalare due iniziative. Il 9 ottobre in Piazza Cavour, all'interno del Castello Visconteo, la tradizionale sagra della zucca. Quindi la piazza Cavour sarà chiusa al traffico, mentre il 16 di ottobre presso Calipolis la festa d'autunno. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!